Non è andata come volevamo, come speravamo, come ci aspettavamo. E c'è un'altra fase di battaglia che ci aspetta. Però ecco, io quello che vorrei, che vorrei è che l'atmosfera che si è creata nell'ultimo mese non venisse dispersa ora, perché ora più che mai abbiamo bisogno di tutti. Capisco la delusione, perché io per primo sono deluso da questo risultato. Non era quello che volevamo, non era quello che sognavamo, però purtroppo dobbiamo prendere atto della realtà e andare avanti. Ecco, quello che ci tengo e lo ribadisco è che tutto lo sforzo che ho fatto, che abbiamo fatto nelle ultime settimane per riavvicinare le persone, la gente, i tifosi allo stadio, non venga disperso in questo momento, perché ora più che mai la squadra, la società ha bisogno del clima che si è creato. Anche oggi è stata una risposta notevole da parte della gente, no? Sì, oggi, beh, secondo me ancora, forse come numero no, però come calore secondo me meglio della partita con Renate, perché oggi ho visto più tifosi veri, magari ne ho visto qualcuno in meno, però ho visto più tifosi veri. Al di là che con Renate fosse gratis, questa fosse pagamento, ma poco importa. E oggi ho visto tanto calore, è chiaro che il rammarico è ancora più elevato se penso all'atmosfera che si è creata oggi. Però ripeto, questo è il calcio, questa è la vita, questo è lo sport, prendiamo atto e andiamo avanti. Ecco, quello che mi preme dire, capisco la delusione, capisco l'incazzatura che ci può stare, io per primo sono deluso, io per primo sono incazzato, però non dobbiamo mollare adesso, perché adesso viene il bello. Però qualcosa da recriminare alla squadra? Beh, primo tempo secondo me, primo tempo il Padova non ci ha superato il centrocampo. Secondo tempo magari non siamo stati brillanti come il primo. Poi è chiaro che di fronte avevamo una squadra molto forte, con delle grandi individualità, che ha giocato come si giocasse la vita oggi. Per cui è chiaro che il risultato è, non mi sento dire che sia bugiardo, forse un po' troppo pesante. Nel complesso generale secondo me il risultato è un po' troppo pesante, perché il primo tempo se la chiudevamo 2-3-0 c'era nulla da recriminare, insomma. Però questo è il calcio. E ora l'Albino Leffe. Ora l'Albino Leffe, la prima in trasferta, la seconda in casa, e avremo le due partite della vita. Ci dobbiamo giocare tutto, le dobbiamo affrontare secondo me con lo stesso identico spirito che abbiamo affrontato questo campionato dell'ultimo mese, con l'aiuto vostro, con l'aiuto della città, del pubblico. Proprio per questo sono venuto a parlare, perché ora più che mai c'è bisogno della gente. Io ripeto, ribadisco, capisco che il momento abbia della delusione, ci sta, è fisiologico, però non dobbiamo disperderlo, perché e questo è il patrimonio che ha questa città, questa squadra, io me ne sono reso conto. E, insomma, penso che le dimostrazioni le sto dando. Chiaro che adesso, in questo momento, bisogna rimanere compatti.